Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Conte resiste e accelera. Vertice programmatico con Movimento 5 Stelle e PD. Passi avanti. E Grillo spinge per un'intesa. In mattinata il premier incaricato fa il punto con Mattarella, poi vede le delegazioni dei due partiti dopo la tensione per le condizioni poste da Luigi Di Maio e punta a presentare una sintesi sul programma per lunedì. Si parla di un vertice a tre con Zingaretti. Del Rio vede progressi, ma intanto scoppia il caso Leu. Grasso dice fanno tutto da soli. Palazzo Chigi risponde valuteremo le vostre proposte. In serata l'affondo di Grillo. Appello al PD per cogliere un'occasione unica. Salvini in pressing sul Colle basta con questo vergognoso mercato delle poltrone. Il leader della Lega, Mattarella, convochi le elezioni, restituisca la parola e dignità agli italiani, poi aggiunge, ancora possibile, un governo coerente. Tensioni nel centrodestra, Forza Italia, accusa il Carroccio, attacchi incomprensibili, esigiamo rispetto. Migranti, la ONG Mediterranea, minaccia denunce, Zingaretti che scendano subito. La nave Mare Ionio ancora al largo di Lampedusa con 34 migranti a bordo. Salvini riaprire i porti e dispetto agli italiani, non a me. Riesplode la violenza a Hong Kong, assaltato il Parlamento. I manifestanti sfidano il divieto e abbattono le barriere di protezione lanciando bombe Molotov e pietre prima di essere ricacciati indietro. Incendiata barricata davanti al quartier generale della polizia. Gli agenti rispondono con cariche e lancio di lacrimogeni. Accoltella i passanti a Lione, un morto e otto feriti. Il 33enne, armato di uno spiedo da cucina, è stato catturato. Sarebbe un richiedente asilo afghano. La vittima è un 19enne, tre feriti sono gravissimi. Mediaset, il tribunale, dà ragione a Vivendi, potrà votare in assemblea. Passiamo alla Brexit, in piazza contro Boko, decine di manifestazioni in tutta la Gran Bretagna. L'opposizione considera un golpe la decisione del Premier di congelare l'attività del Parlamento. Juve-Napoli decide Koulibaly, ma stroncando la rimonta, l'autogol in pieno recupero vanifica la rimonta dei partenopei e i bianconeri vincono 4-3. Il Milan supera il Brescia con un gol di Calhanoglu. Pole di Leclerc e prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Belgio. Muore un pilota in Formula 2. Sul circuito di Spa il pilota monegasco ha preceduto Vettel. Seconda fila per Hamilton e Bottas. Tragico incidente in una gara svoltasi nella stessa pista. Nello schianto tre le vetture. Ha perso la vita il 22enne francese Hubert. Grazie per avermi ascoltato. Vi rimando al prossimo telegiornale. Arrivederci.